Fare della pallavolo e in particolare della Megabox Vallefoglia un formidabile veicolo dell'idea di sostenibilità e rispetto dell'ambiente. Tutto questo innervando positivamente territori, scuole, università e tessuto imprenditoriale. Questo è l'obiettivo del progetto Ricicliamo, non consumiamo, presentato presso la sede di Confindustria a Pesaro. Stavo progettando la nuova stagione in corso, mi è venuta questa idea di fare una giornata dedicata a un tema ben specifico e quindi meglio del mondo del riciclo, ecco, non potevo che usare questo tema. Ecco. È una tematica odierna ma sempre più attuale, ecco, che comunque dobbiamo portare avanti con tenacia, efficacia e diffonderlo a tutte le generazioni. Contemporaneamente il progetto si è allargato a scuole e università, trovando nella cornice di Learning by Doing di Confindustria Pesaro Urbino, che da anni è tradizione del gruppo Giovani Imprenditori, la possibilità di far dialogare studenti e aziende. Un'alternanza scuola-lavoro, ma la cosa bella è che il progetto ha il nome di una metodologia didattica innovativa che è proprio il Learning by Doing, cioè la possibilità per i ragazzi di imparare, quindi apprendere delle conoscenze facendo. E soprattutto in questo caso il tema della riflessione sull'economia circolare, sull'ambiente, sulla sostenibilità è chiaramente di fondamentale importanza, perché è un messaggio che non possiamo non coltivare con i nostri giovani. La nostra poi è una scuola tecnica e professionale, per cui capite che la laboratorialità e l'aderenza alla realtà per noi è indispensabile. Oltre al ruolo che svolgo, naturalmente c'è una grandissima passione nel lavorare con i ragazzi, quindi come abbiamo detto loro sono il nostro futuro e quindi noi non possiamo far altro che cercare di investire in loro, creargli delle opportunità, creare quel legame che molto spesso la politica o le istituzioni non riescono a creare fra aziende, territorio e scuole, perché in fin dei conti è interesse di tutti affinché tutti possano operare ed esserci un contatto continuo fra di noi. Ecco. Questo genera sicuramente delle opportunità, genera conoscenza nei ragazzi e soprattutto genera un attaccamento verso il territorio, e quello è uno degli aspetti importantissimi che questi nostri progetti vogliono creare, perché è vero che noi cerchiamo di lavorare nel futuro, ma vogliamo che il loro futuro sia costruito nel nostro territorio.